Da fan e utilizzatore costante di smartphone della serie Note di Samsung, mi sono sempre chiesto perché nessuna azienda portasse sul mercato un prodotto con pennino ad un prezzo un pochino più abbordabile. Beh, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine è arrivata Motorola con il suo nuovo Moto G Pro, che è sostanzialmente la versione europea di Moto G Stylus. Sicuramente un nome più azzeccato perché mette in evidenza quella che è la caratteristica principale di questo smartphone, ovvero appunto il pennino. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, andiamo subito a vedere come si comporta questo Moto G Pro. Inizio subito parlandovi del pennino e vi dico che se vi aspettate la stessa esperienza d'uso di un Galaxy Note siete sulla strada sbagliata. Del resto il prezzo è considerevolmente inferiore, non si può mica pretendere sempre la botte piena e la moglie ubriaca. Diciamo che l'implementazione del pennino fatta qui da Motorola è abbastanza basilare, ma comunque resta utile per svolgere quei due o tre compiti per cui è comunque molto comodo avere l'aiuto dello stilo. Non c'è digitalizzatore, manca il riconoscimento del palmo e l'intensità e la forma del tratto non variano con i livelli di pressione come invece sugli smartphone Note. Come appena detto, qui però si bada principalmente alla sostanza, il pennino è sottile e leggero e si estrae dalla scocca semplicemente tirandolo. C'è un verso preciso per reinserirlo, quindi fate attenzione perché potreste rovinare l'alloggiamento se forzate l'ingresso nel senso sbagliato. La domanda sorge quindi spontanea: cosa si può fare con questo pennino? Beh, possiamo estrarlo con il telefono bloccato e subito si apre un'interfaccia che ci permette di prendere velocemente degli appunti, oppure possiamo sbloccare prima lo smartphone, successivamente estrarre il pennino e in questo caso compare un'icona flottante che attiva un menu contestuale all'interno del quale troviamo le applicazioni e gli strumenti compatibili. Il primo collegamento consente di effettuare uno screenshot della schermata in cui ci troviamo e immediatamente lavorarci andando ad annotare degli appunti oppure delle modifiche nel caso di un documento. Il secondo collegamento apre invece il blocco note, mentre il terzo è un collegamento a Keep di Google, un altro strumento sempre per prendere note. Ovviamente questo menu può essere modificato e personalizzato aggiungendo o togliendo applicazioni a piacimento. Ho apprezzato anche la funzione di avviso quando il pennino è fuori dall'alloggiamento da molto tempo e la possibilità di geotaggare il luogo in cui è stato estratto l'ultima volta per evitare di perderlo, quindi per ricordarci dove è stata l'ultima volta in cui l'abbiamo utilizzato. A livello di esperienza di scrittura siamo un gradino sopra i classici pennini capacitivi. È più preciso, grazie alla punta più sottile, e ha una discreta reattività. Il tratto rispetto al movimento della penna non ha un ritardo evidente e soprattutto questo ritardo non influisce negativamente sulla nostra esperienza. Ripeto, è un'implementazione molto basilare, ma le funzioni principali ci sono e sono svolte efficacemente. Ma parliamo un po' di ergonomia. Allora, Moto G Pro pesa 192 grammi, non è leggerissimo, ha un display da 6,4 pollici in formato 19 noni. Se consideriamo la media degli smartphone annunciati negli ultimi tempi, non è una soluzione enorme. Gli schermi da oltre 6,5 pollici sono ormai all'ordine del giorno e nonostante delle cornici, diciamo, non sottilissime, questo resta comunque un prodotto che si impugna in maniera abbastanza comoda. Io ad esempio riesco a coprire tutta la superficie della tastiera con una sola mano, ma ovviamente è impossibile arrivare in cima poi al display. La scocca è realizzata utilizzando una plastica bella rigida che non fa rimpiangere le soluzioni in vetro o alluminio sia per quanto riguarda la robustezza che la qualità dell'assemblaggio. Al centro della cover posteriore c'è il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali che è sempre molto veloce e preciso, sblocca lo smartphone senza alcun problema, io direi tranquillamente 10 volte su 10. C'è il jack e anche la USB-C, ovviamente senza uscita video, mentre il carrellino della SIM è doppio e può ospitare o due schede SIM in formato nano oppure una scheda SIM e una micro SD. Micro SD che serve ovviamente per incrementare lo storage, che però è già da 128 GB di base e quindi difficilmente lo sfrutterete. Sul retro troviamo anche le fotocamere, che potrebbero sembrare 4, ma in realtà sono 3 e soltanto due di queste scattano foto. Uno dei 4 bottoni, potremmo chiamarli così, serve infatti per i sensori per la messa a fuoco laser, mentre una delle fotocamere, quella grandangolare, gira solamente video.
Sì, avete capito bene. La fotocamera grandangolare può essere utilizzata unicamente per riprendere video in modalità che viene definita action cam. In sostanza, questo G Pro permette di riprendere video in 16 noni, anche tenendolo in verticale, sfruttando l'angolo di visione di quest'ottica che è di 117 gradi e una stabilizzazione particolarmente efficace. E tutto ciò simula quindi la resa di un action cam, di una GoPro. La risoluzione massima è Full HD a 60 frame, i risultati sono, diciamo, interessanti. È un'idea carina, l'abbiamo già vista su Moto Action, ma io non avrei escluso a priori la possibilità di scattare foto. La fotocamera c'è, bastava semplicemente permettere di cliccare e riprendere un frame singolo. Il modulo principale è un sensore da 48 megapixel, una lente con apertura f1.7 e messa a fuoco laser. Di giorno scatta delle foto molto buone, diciamo che è difficile ormai trovare smartphone che non scattino delle buone foto con molta luce, ma qui ho notato una nitidezza e una vividezza dei colori forse anche un pelo sopra la media, e c'è anche un'ottima gestione delle situazioni di luce più complesse, grazie ovviamente all'HDR che è molto molto efficace. Ovviamente la sera, generalmente in condizioni di scarsa luminosità, diciamo che gli scatti sono un pochino meno buoni. C'è la modalità notturna, ma nonostante ciò le foto scattate di notte o comunque in presenza di poca luce mi sono sembrate un pochino scure rispetto alla concorrenza. Questo forse è una scelta dettata dal fatto di cercare di evitare di alzare troppo l'ISO e quindi di permettere al rumore di fondo di diffondersi in maniera importante all'interno dello scatto. C'è poi la fotocamera macro da 2 megapixel che probabilmente utilizzerete molto poco, come capita anche a me, ma diciamo che svolge il suo lavoro tutto sommato bene. Vi offre un punto di vista particolare con cui potete sbizzarrirvi con inquadrature che evidenziano i dettagli e gli angoli più curiosi degli oggetti, ecco. La camera frontale ha invece un sensore da 16 megapixel, è inserita qui in un foro all'interno del display, scatta foto allineate a quelle che sono le prestazioni delle altre soluzioni in questa fascia media di mercato, quindi i selfie sono tendenzialmente buoni di giorno, mentre la sera è meglio se vi assicurate che il vostro volto sia magari leggermente illuminato. Con la fotocamera principale si possono poi girare video fino a risoluzione massima di 4K a 30 frame al secondo, con risultati direi sufficienti. C'è una discreta stabilizzazione elettronica, le immagini sono chiare e i colori brillanti. La messa a fuoco è veloce e soprattutto risponde molto bene anche l'adattamento dell'esposizione, che funziona come deve. Vi ho già parlato delle dimensioni di questo display IPS qui, da 6,4 pollici in formato 19 noni. Si tratta di un pannello discreto che offre una buona visibilità in esterna, grazie soprattutto a una luminosità che è molto molto elevata. Parliamo di oltre 450 candele su metro quadro. I colori invece non sono precisissimi, ma diciamo che ad occhio nudo, se non siete particolarmente allenati, non sarà certo così facile distinguere la differenza rispetto agli standard. Chiudo parlandovi di hardware e autonomia. All'interno di questo smartphone abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 665. Non è più un sistema on chip recentissimo, ma è comunque ancora in grado di garantire delle prestazioni sufficienti per la maggior parte degli utenti. Ci sono poi 4 GB di RAM, sufficienti a tenere aperte contemporaneamente 3-4 applicazioni più o meno per il multitasking. Dopo qualche giorno di utilizzo posso dirvi che il sistema gira tutto sommato bene, non ci sono grossi rallentamenti e pur trattandosi di un hardware messo a punto più per garantire una buona autonomia, si riescono comunque a portare a termine tutte le operazioni più comuni comodamente. Ovviamente non possiamo aspettarci i tempi di caricamento brevissimi di un top di gamma e la stessa sensazione di estrema fluidità che troviamo ora particolarmente spiccata soprattutto nei prodotti con display 90 Hz, ma nel complesso è comunque un'esperienza adeguata a quello che è il prezzo di questo Moto G Pro. Molto bene la ricezione, le antenne fanno sempre il loro dovere, c'è il 4G Plus, l'NFC, il Bluetooth 5.0 e anche il GPS, oltre ovviamente al Wi-Fi Dual Band. L'autonomia poi è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Si arriva tranquillamente a coprire 2 giorni di utilizzo standard con la batteria da 4000 mAh. C'è la ricarica rapida fino a 15 W, grazie a cui la carica completa avviene in circa 90 minuti. Moto G Pro ha attualmente un prezzo di listino di 349 euro, che onestamente sono, secondo me, 50-70 euro in più di quello che andrei a pagarlo in questo momento. La distanza con Note 10 Lite in termini di prezzo è infatti troppo poca e la differenza nell'esperienza d'uso è comunque ancora
molta rispetto a questi due dispositivi. Sono però sicuro che non passerà molto tempo prima che questa differenza di prezzo aumenti, rendendo quindi Moto G Pro decisamente più appetibile, perché lo street price andrà sicuramente diminuendo quello che è il listino di questo smartphone. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale YouTube. Qui sotto in descrizione trovate anche il link che vi porta alla recensione completa con altre foto e video che ho caricato sulle pagine di HDblog. Ciao!